Cominciamo con una domanda apparentemente semplice. Chi di voi in questo momento crede di star sognando? Alzi la mano, abbiamo uno, due, non tanti per fortuna. Una seconda domanda collegata alla prima, anche se apparentemente non lo è. Chi di voi si fiderebbe di qualcuno che vi tradisce ogni giorno? Ogni giorno, anzi ogni notte, vi inganna, facendovi credere cose che non sono vere. C'è qualcuno che si fiderebbe? No, su questo siamo tutti coerenti. Ecco, eppure questo è quello che facciamo, di fidarci di qualcuno che ci inganna tutti i giorni, è quello che facciamo tutti noi, perché siamo ingannati dalla nostra mente ogni giorno, ogni notte, quando dormiamo, per mediamente un'ora e mezza. Questa è la durata delle cosiddette fasi REM, quelle in cui noi sogniamo nel mentre dormiamo. Qual è l'esperienza del sogno? Lo sappiamo tutti. Crediamo a quello che vediamo. Se siamo in un incubo, abbiamo paura, perché quel mostro che ci insegue, crediamo che sia vero. Se abbiamo un affair con qualcuno, ci crediamo. E quella esperienza che viviamo, la viviamo intensamente. La nostra mente ci inganna in una maniera estremamente convincente, che coinvolge tutti i nostri sensi. Coinvolge la vista, coinvolge l'udito, coinvolge il tatto, coinvolge le emozioni. Il nostro cervello e la nostra mente producono per noi, quando sogniamo, delle specie di film, di realtà virtuali naturali. Qualcuno di voi avrà cominciato a utilizzare la realtà virtuale, no? Cosa succede? Ci siamo immersi, ci crediamo. Nel sogno ancora di più. È una tecnologia, diciamo, naturale ancora più efficace. Eppure, durante la giornata, quando siamo svegli, ci fidiamo della nostra mente, che è la stessa che ci ha tradito nella notte, è la stessa che ci ha ingannato, o magari ci ha ispirato durante la notte, ma pur sempre generando qualcosa che non è vero, è costruito, è illusorio, è un'ombra. Vedete, questa idea che la nostra mente ci inganna ha attraversato tutta la nostra cultura occidentale in una maniera molto profonda, generando due approcci, due modi di pensiero estremamente importanti per tutti noi. Non potremmo essere qui adesso se non avessimo posto in dubbio la natura ingannatrice dei nostri sensi. Una di queste discipline è la scienza. Con il metodo scientifico, la scienza intende andare oltre i limiti della mente individuale, l'inganno dei nostri sensi. È per quello che usiamo un metro. Se io ad occhio dico che quella cosa è lunga 1,5 metri, so che posso ingannarmi, la mia mente non è precisa. Ho bisogno di usare uno strumento che mi dia una misura oggettiva di quella lunghezza. E così è per tutto nell'ambito scientifico. Noi formuliamo dei modelli, ma non ci fidiamo. Dobbiamo fare degli esperimenti, dobbiamo prendere delle misure per far sì che quella nostra idea, quella nostra fantasia, venga in qualche modo confermata dalla realtà esterna. E quindi il metodo scientifico ha ben presente che la nostra mente ci inganna. E non conta il parere di un singolo scienziato, perché quello lì magari si sarà sbagliato, avrà fatto gli esperimenti, solo in una certa direzione. Bisogna dell'altro scienziato, dell'altra scienziata, che metta in discussione e cerchi di falsificare quello che il primo scienziato o la prima scienziata aveva formulato. Un altro approccio che fortemente tiene conto della natura ingannatrice dei nostri sensi è la filosofia occidentale. C'è anche quella orientale, ma abbiamo più familiarità con quella occidentale. Pensate a Cartesio, no? René Descartes, grande filosofo francese, uno dei padri del pensiero moderno. Lui parte nel suo studio filosofico, nella sua esplorazione filosofica, proprio dal dubbio fondante sulla veridicità dei suoi sensi e cerca di trovare un punto solido al di qua dei sensi
su cui poi dopo poter costruire un sistema filosofico. E quindi lui parte con il Cogito Ergo Sum, famosissimo. Vedete, scienza e filosofia, e vari approcci filosofici che adesso non esploriamo, hanno ben presente la natura illusoria dei nostri sensi, ma noi, come individui, poche volte ci chiediamo durante il giorno, sto sognando oppure no? E invece crediamo a quello che i nostri sensi costantemente ci fanno vedere, sentire, ascoltare, toccare. Vorrei però sottolineare con voi adesso un particolare metodo che noi possiamo utilizzare per diventare più consapevoli della natura ingannatrice dei nostri sensi. E questo avviene proprio nel mentre sogniamo, cioè nel mentre siamo in un sogno normale, cercare di coltivare la capacità di chiedersi se quello sia un sogno oppure no. Cioè io sono per esempio inseguito da questo mostro di un incubo e nel mentre sto scappando mi fermo, contemplo la situazione e chiedo, ma questo è un sogno oppure no? E mi giro verso il mostro. È un passaggio di coscienza estremamente difficile, non è facile, però forse qualcuno di voi ne avrà avuto esperienza. Qualcuno di voi forse avrà fatto un sogno in cui sente che è un sogno e forse riesce un pochino a dirigerlo. Si tratta di sogni prelucidi. Il sogno lucido è un'esperienza estremamente intensa, in cui noi siamo pienamente consapevoli del fatto che ci troviamo in un sogno. Vedete, questa esperienza a me è capitata da adolescente, perché un po' praticavo così maldestramente tecniche di meditazione durante il giorno, e una notte mi è capitato di fare un sogno lucido di questo tipo, estremamente intenso, che mi ha un po' trasformato, diciamo, nel modo in cui io vedevo e ancora oggi vedo la coscienza e la consapevolezza. Quel primo sogno poi, immediatamente riportato sull'agenda dei sogni lucidi, ha costituito il primo passo di centinaia e centinaia di sogni lucidi che ho fatto nella mia vita e continuo ancora a fare, e che hanno un grosso potere trasformativo. Inizialmente con i primi sogni si impara un po' a giocare, no? Una delle prime cose, per esempio, che facevo era di alzarmi qualche centimetro da terra, quindi cercare di sfidare le leggi della fisica e spostarmi da un luogo all'altro di questa realtà onirica estremamente dettagliata, scivolando. Ma poi perché fermarsi a quello? Quindi nei sogni successivi mi alzavo di più e passavo anche attraverso le pareti. Avevo la possibilità di volare sopra le città, possibilità di andare da una città ad un'altra, sempre con estremo realismo, incontrare persone che il nostro mondo onirico genera per noi. Le persone del sogno non le possiamo controllare, sono dotate di una strana indipendenza di pensiero, ma noi possiamo decidere di andare da loro. Possiamo trasformare il nostro corpo, perché ci si ritrova con un corpo di sogno, che è quello tipico della veglia, ma se noi guardiamo le nostre mani di sogno, possiamo, con uno sforzo di lucidità e di consapevolezza, trasformarle a 6 dita o 10 dita, o le mani di un animale, diventare un lupo, è possibile diventare un'aquila, non solo volare, ma anche avere il corpo di un'aquila. È possibile trasformarsi in un cane, in una donna se siete un uomo, in un uomo se siete una donna. È possibile stare in 2 posti contemporaneamente, essere cosciente di essere in 2 luoghi e perché no anche 3 luoghi. A me è capitato una volta di essere in 3 luoghi diversi. Uno stavo volando, un altro camminavo, un altro ero fuso con un pavimento. Non è stato tanto piacevole, ma interessante. E in ogni caso voi siete in controllo, potete svegliarvi in qualsiasi momento. Ecco, dicevamo la filosofia, no? E ci sono varie tracce di questa capacità della nostra consapevolezza di spostarsi nel mondo delle ombre. E uno dei miti che più rende questa idea è un famosissimo mito che sono certo che molti di voi avrete sentito o studiato, è il mito della caverna di Platone. L'allegoria anche della caverna viene chiamata anche così. Ed è questa storia che sintetizzo, scritta da Platone 2400 anni fa nella Repubblica,
in cui siamo in una grotta nelle profondità della Terra e ci sono dei prigionieri incatenati che sono costretti a guardare solo sul fondo della caverna. Non hanno la possibilità di spostarsi e guardarsi indietro. Quello è il loro mondo. Dietro di loro, a loro insaputa, c'è un enorme fuoco e tra il fuoco e i prigionieri ci sono delle persone che passano con degli oggetti. Quindi i prigionieri vedono sul fondo della caverna delle ombre che si spostano. Quella è la loro realtà e credono quindi che quella sia tutta la realtà. Quelle ombre sono tutto ciò che c'è. Un giorno succede che uno di questi prigionieri viene liberato dalle catene. Si ritrova a poter uscire da quel suo mondo limitato. La prima cosa che fa, vede che c'è un enorme fuoco e vede che ci sono degli oggetti tridimensionali di cui prima non aveva assolutamente idea e capisce che le ombre che prima pensava essere gli oggetti del mondo sono solo una proiezione della realtà degli oggetti tridimensionali. Poi in lontananza vede una luce, che è l'ingresso della caverna in cui aveva vissuto fino ad allora, vi si dirige, esce fuori e vede che il mondo è molto più complesso, è molto ricco, pieno di colori, pieno di luce e c'è un grande fuoco, molto più grande di quello della caverna, che è il sole, che illumina tutti gli oggetti e con questi può interagire, può correre, può toccare le cose. Così risvegliato, questa vedete è una metafora del risveglio, però fa un altro passaggio, che è quello che avviene anche nel sogno lucido, cioè dal risveglio decide di tornare nel mondo delle ombre, ritorna giù nella grotta dove ci sono i suoi compagni ancora prigionieri e vuole con essi comunicare che la realtà delle ombre non è la vera realtà, ma c'è una realtà molto più complessa, molto più ricca, molto più bella, molto più vera. Esterna. Vedete, i miti, sapete, descrivono dei processi mentali, così come i sogni, infatti miti e sogni si sovrappongono, hanno uno stretto legame. In questo mito di Platone c'è questo movimento mentale del risvegliarsi, un processo duro, anche che all'inizio è difficile svegliarsi perché siamo accecati dalla luce, ma poi piano piano ci svegliamo completamente. Ma poi vedete c'è questo secondo passaggio, che è il ritorno al mondo delle ombre, il ritorno al sonno, il ritorno alla condizione illusoria, in cui si cerca di interagire ma da risvegliato. Quindi vedete, è come uno svegliarsi ma nel sogno. La ricerca scientifica negli ultimi anni, neuroscientifica, si è concentrata su questo fenomeno, che prima era appunto più appannaggio della filosofia o di qualche aneddoto raccontato qua e là. Poi è diventato uno studio della psicologia e adesso addirittura anche delle neuroscienze. Quindi cosa succede in un cervello che sta sognando lucidamente? Beh, il messaggio è questo, che noi abbiamo una parte del cervello che è molto importante, si chiama la corteccia prefrontale, è quella che abbiamo dietro la fronte, che potete immaginare nel suo ruolo come quella di essere un po' il direttore d'orchestra di tutte le nostre capacità mentali. È quella che dirige la visione, che decide quando dobbiamo prestare attenzione, a cosa dobbiamo prestare attenzione nel nostro campo visivo. Quindi il direttore d'orchestra nel senso che non suona uno strumento di per sé, ma regola diciamo, le produzioni di tutti gli altri strumenti. È quindi un po' il boss o la boss della nostra mente. Ecco, quando noi facciamo dei sogni normali, ordinari, la corteccia prefrontale è spenta. Mentre tutto il resto del cervello è normalmente attivo quasi come se fossimo svegli. Quindi un cervello molto attivo, tranne che per la corteccia prefrontale. Quello che si è scoperto è che quando facciamo un sogno lucido, evento rarissimo, difficilissimo da studiare nei laboratori, la corteccia prefrontale comincia a essere attiva. Non pienamente, come se fossimo svegli, ma in molte parti sostanziali è più attiva, consuma più ossigeno. Si è anche visto che chi ha più propensione per il sogno lucido o ha sviluppato questa capacità di essere cosciente nei suoi sogni ha una corteccia prefrontale più doppia, più spessa, lo possiamo misurare con risonanze magnetiche, a indicare quindi una maggiore predisposizione a essere il direttore d'orchestra, diciamo, attivo, ad avere un direttore d'orchestra attivo nella propria mente.
Tanti studi, tantissimi sono ancora in corso, è un argomento di ricerca estremamente recente. La corteccia prefrontale è il mio argomento, diciamo, di ricerca preferito, quindi da tanti anni mi occupo di come la corteccia prefrontale regola e dirige il nostro comportamento. Allora, cosa possiamo fare se vogliamo aumentare questa nostra capacità di essere coscienti nel sonno, nel sogno? Beh, una delle tecniche è proprio quella di chiedersi, anche da svegli, se stiamo sognando oppure no. Cioè, così, improvvisamente, sto sognando oppure no? Fare, più che darsi una risposta, porsi la domanda, mettere un po' il dubbio sul fatto che quello che stiamo vedendo sia la realtà oppure no, se sia una nostra proiezione oppure è un dato di fatto oggettivo. Farlo più volte durante il giorno ci fa, diciamo, incorporare una sorta di abitudine, per cui potrebbe darsi che una di queste volte che ce lo chiediamo, in realtà stiamo sognando realmente. E per cui sto parlando con qualcuno nel mio mondo di sogno e mi fermo un attimo e dico, ma sto realmente parlando con questa persona? Sto realmente guardando un TED Talk? Oppure è un sogno? E cercare di porsi una domanda, una risposta valida. Facendo questo più volte durante la giornata, ma non per rifugiarci in un mondo di sogno, attenzione, è esattamente il movimento opposto. E per diventare più pienamente consapevoli e lucidi e presenti in quello che stiamo esperendo. Facendo così possiamo diventare dei sognatori lucidi esperti. E che vantaggio ne abbiamo nella nostra vita da svegli? Beh, pensate a una situazione in cui c'è un evento negativo che vi accade. Non so, siete licenziati. Brutto, oggettivamente brutto. Ma quanta proiezione di negatività c'è su un evento così oggettivamente brutto? Incominciamo ad autosvalutarci. Perché hanno licenziato me? Non meritavo di avere quella posizione. Non ho mai, diciamo, mostrato di essere bravo su quello, su quell'altro. Non ho più possibilità. Cosa penseranno di me i miei familiari? Tutto questo, vedete, è come un sogno di cui, che noi mettiamo, è un vestito di sogno che noi mettiamo addosso ai fatti reali e concreti. Allenarsi a sognare lucidamente aiuta a distinguere ciò che è fatto da ciò che è nostra proiezione. E in questo modo possiamo vivere meglio, non per rifugiarci in un mondo distante, ma per essere più presenti nei fatti e quindi diventare più simili al prigioniero liberato della caverna di Platone e poter andare in giro, fuori, nel mondo esterno, illuminato dal sole, o anche ritornare nel mondo delle ombre, senza lasciarci catturare da queste. E quindi vi saluto con un augurio di buon risveglio nei sogni.